Le scommesse dell'Unione dei Comuni era proprio quella di mantenere i servizi nei singoli comuni, ma sapendo lavorare insieme e giocando su un'organizzazione diversa potessero aumentare le quantità e le qualità delle prestazioni garantite ai cittadini. Che significa questo? I singoli comuni hanno una loro organizzazione di politiche sociali efficace. Però unendo gli operatori in un'unica equipe e ridividendo i compiti, noi possiamo alzare il livello e la qualità e anche la quantità delle prestazioni erogate. Significa che un assistente sociale, per esempio, invece che seguire tutti i settori indistintamente delle problematiche che la comunità e i cittadini pongono, si può specializzare su un'area, quindi da questo punto di vista approfondire le questioni e avere più competenze per rispondere al meglio. Un'equipe sono un gruppo di persone, ognuno per la propria competenza, sanno lavorare in rete, sanno lavorare insieme e quindi riescono a dare più risposte ai bisogni dei cittadini. L'Unione in questo caso, ma abbiamo sempre detto, non nasce per risparmiare, ma per mantenere quelle risorse che già i singoli comuni potevano mettere in campo e nel metterle insieme in un lavoro di equipe aumentare la quantità sicuramente, perché c'è uno scambio di esperienze, ci sono nuovi servizi, ma anche la qualità delle prestazioni. Un esempio, noi anche stamattina faremo un sopralluogo alla struttura di Montalto dove abbiamo progettato come Unione di aprire un nuovo servizio, un nuovo centro di socializzazione per ragazzi diversamente abili, ma che sarà un centro di socializzazione anche per altri progetti. Questo oggi lo faremo perché lavorando insieme possiamo utilizzare al meglio risorse che già avevamo. Non ci sono più soldi, lo sappiamo. La vera scommessa è con quelle risorse che abbiamo continuare a mantenere i servizi così come abbiamo fatto in questi anni. L'Unione è uno strumento fondamentale e strategico perché questo lo si possa fare, oltre al valore che ha anche politico di imparare a lavorare meglio insieme e unificare i nostri servizi in territori omogenei come sono quello di Bucine, Latina e Perce.